Pronto? Pronto? È Costanzo Carrieri, Luigi Abbate, siamo in diretta, ma qui cosa sta succedendo? È mai possibile che in un'area ASI, all'ingresso praticamente, il varco dell'ingresso direzione ex Ilva, è stato tagliato un guardrail e come se nulla fosse? È stato consentito ciò? In che senso è stato consentito? C'è un guard... Noi non abbiamo autorizzato. Benissimo, nulla, bene. Stiamo contestando all'azienda quello che... Carrieri, scusami. C'è il consigliere Carrieri, Battista. Carrieri, scusami, tu mi stai dicendo che non è stato autorizzato, però stai dicendo di... Sono Battista. Stai permettendo di fare... Ripristinate la chiusura del guardrail. Venga a ripristinare il guardrail. No. Non può dire che lei non ha autorizzato, però qui purtroppo io ho adesso in mano, mentre sto parlando con lei, il guardrail, cioè lei mi dice come, quindi lei deve venire qui insieme a me e mettere i guardrail, far ripristinare i guardrail lei qui. Non è, io non devo venire insieme a lei, io agisco secondo. E quando agisce? Sono quattro mesi. L'azienda quello che ha fatto. L'azienda. Non deve fare proprio niente. Ah, non si può fare niente. Possono fare i comodi loro. Quindi lei sta dicendo di poter, che l'azienda può continuare ad abusare. Io sto dicendo esattamente quello che ho detto, che non sono stati autorizzati noi. Quindi lei sta dicendo, la legge farà il suo corso. No, lei sta dicendo che se uno ha commesso, scusi, lei sta dicendo che se uno ha commesso il reato. Non sto dicendo altro, quindi non mi metta parole. Io sto dicendo che se lei ci sta confermando che non ha autorizzato, quindi Acciaierie d'Italia può continuare a commettere il reato. Acciaierie d'Italia non può continuare niente perché Acciaierie d'Italia è in difetto. E cosa aspettate ad intervenire? Scusatemi. Cosa aspettate a ripristinare la legalità? Perché non fate chiudere il guardrail? Perché permettete di... perché consentite il perpetrarsi del reato? Scusami Carrieri, lei ci sta dicendo... Scusami Carrieri, lei ci sta dicendo... Allora lei ci sta dicendo... Questo è quello. Quindi che lei ci sta dicendo che io e lei andremo in auto. Acciaierie d'Italia risponderà. No, non, ecco, non funziona così. Si sta commettendo un reato. Lei è il presidente. Cioè, lei ci sta dicendo che io vado in autostrada. Io vado in autostrada e posso permettere di non pagare il pedaggio. Io grido di chiudere. La legge funziona così. Com'è funziona? Cioè, lei sta dicendo. Lei non interviene. Lei non interviene. Lei ci sta dicendo. Lei ci sta dicendo che su una strada sta. Di pagliacci. Pagliacci, non ho capito. Non ho capito come io intervengo in termini di legge. No, lei ci ha chiamato Pagliacci, non ho capito. Non Pagliacci ci ha chiamato. Pagliacci Carrieri. Lei ci ha chiamato Pagliacci, mi scusi Carrieri, ci ha chiamato. No, io mi sono chiamato io Pagliacci. No. Allora lei ci sta dicendo in qualità di presidente. Lei ci sta dicendo che in qualità di presidente dell'ASI, nonostante sia stato accertato che è stato tagliato un guardrail, lei sta aspettando dopo quattro mesi gli accertamenti. Ma lei sta scherzando veramente? Ma si dimetta. Ma si dimetta perché non è in grado. Presidente, lei deve imporre il ripristino, la chiusura del guardrail. Noi infatti lo stiamo imponendo. È quattro mesi, Presidente. Lei era staffista del sindaco.